Buongiorno ragazzini. Buongiorno. Guardate oggi. Ta-da! Oggi però voglio fare degli auguri. Voglio fare aspetta. A due persone gli auguri. Uno a Mauri della gang che fa il compleanno. Auguri. Tanti auguri. Augurissimi. Auguri. E poi le voglio fare gli auguri a lui, perché oggi è San Saverio. Sì, vabbè, San Saverio. San Francesco Saverio. Quella, ecco. Niente. Cosa che io onestamente festeggiare onomastico. Già per me festeggiare il compleanno è da sfigati. Poi festeggiare l'onomastico, puttana. Sei tu uno sfigato in tutto. Devo festeggiare l'onomastico perché è San Saverio, ma che cosa. Beh, io direi che sto guardando Lilli che mangia una pasta alla volta. Beh, buon appetito prima che si fa freddo. Buon appetito. Ciao. Ciao. Siamo ancora qua. Eh già. Ragazzi, ogni sera stiamo scendendo noi per le nostre commissionate. E con questo che vuoi dire? Neanche per fare questi servizi. Certo, perché lui non li va a fare la mattina, sono così. Niente, ragazzi, poi voglio parlarvi di una cosa che ho visto su YouTube. Però poi ve ne parlo dopo. Ve ne parlo dopo perché veramente sta diventando una cosa angosciosa. Addirittura. Ma pensavo che era il capo. Oh no, mi dà sto birlocco qua. Vedi quanto sono. Cioè, madò, hai solamente un Opel Kadett e ti credi di avere un Porsche. Un Porsche. E niente, Lucia che si sta idratando le labbra. Niente, giornata abbastanza fresca. Beh, no, stamattina era uno scirocco brutto, ragazzi. Uno sciroccone. Brutto proprio. Mancano meno di 22 giorni a Natale. Mamma mia, che freddo, no? Che brivido. Mi stai guardando? Sì, che ti sto inquadrando. Vabbò, ragazzi. Se andiamo a fare le commissioni nostre e poi ci vediamo. Poi andiamo a vedere. Oggi ha fatto l'apertura un nuovo locale, un nuovo supermercato. Dove? Ah. Quindi poi andremo a vedere. Prima facciamo una commissione importante e poi andiamo a questo andiamo locale a darci un'occhiata per vedere un po' che tipo di supermercato è. Un mega supermercato, come no, se l'hai visto da fuori. No, mega, sarà piccolo. No. Sarà come quello dei tamburi. Tipo? Eurospin che sta su da. Vabbè, Eurospin, comunque un Lidl, non sono piccolo. Non ho detto un centro commerciale, ho detto un mega supermercato. Niente, staremo a vedere. Vabbò, dai, ciao ragazzini. Ciao ragazzi, ciao. Allora, siamo al nuovo supermercato che si è aperto a tardi. Si chiama Todis. Guardate, guardate quanto è piccolo. Non è vero. Cioè? Non è mica piccolo. Ti ho detto che era un Lidl, uguale. Un Lidl, guardate che là. Allora. Sì. Chiudo. Ragazzini, siamo qui. È vero, questo nasone bagnato. Me lo punti. Oh, ragazzi, l'Essel Gold oggi si è sentito male. Allora, stavo dicendo, no? Volevo dirvi una cosa, ragazzini. Che praticamente, andando su internet oggi, ho visto un video. Ne faccio il nome perché non ha bisogno di essere pubblicizzato da me, poi tra virgolette, cioè, non è che io possa permettermi di pubblicizzare uno youtuber che già praticamente ha fatto un video vlog di 1 minuto e 30 forse, lo youtubers Gabbo di Square, è uno youtubers che tratta di game, fa videogame, let's play, roba varia. Ha la sua massa di persone, quasi 500.000 persone, mi senti? Mm-hmm. Ciao. Ha fatto
fatto un videoblog e praticamente lui ha detto: Google sceglie te. Ciò cosa vuol dire? Che tu mandi, scarichi il modulo, cioè compili il modulo e poi lo invia a Google. Parlo che si tratta solamente di gaming. Compili il modulo e lo interagisci con me anche tu. Vedi se la vedi come ottica. Sì. Praticamente questo Gabbo è il ragazzo che fa i gameplay. Ha fatto un videoblog. Dicendo che Google sceglie te sull'argomento gaming. Tu compili il modulo e lo invia a Google e Google potrebbe sceglierti per poi fare un raduno, così ho capito, a Milano forse, non lo so, per parlare, per dare consigli riguardante il canale oppure come. Okay. Lui ha detto: io non ci starò perché ho già preso degli impegni per quella giornata e purtroppo lo hanno attaccato dicendogli: ma tu hai preso soldi, ti stanno pagando per fare pubblicità. Come la penso io? O lo abbiano pagato o non lo abbiano pagato. Questo a noi poco ci interessa. Uno, se lo hanno pagato, io sfiderei chiunque, qualsiasi pezzo, a non accettare questa cosa qui. Nel senso, allora Lucia, io ti do 100 euro e tu mi devi, tra virgolette, sponsorizzare. Tu cosa fai? Lo faccio. Accetti. Oppure se ti dico: Lucia, a titolo di favore, potresti sponsorizzare tu questo evento? Tu cosa fai? Accetti di farlo. Oppure, meglio, terza chance, tu sei libera di sponsorizzare questa cosa? Certo. Sì o no? Alla fine. Come no? Come se io leggessi offerta Oshan e io chiamo, che ne so, mia madre e dico: ma vedi che c'è, che ne so, il detersivo in offerta. Sono stato io a informare, giusto, dell'offerta. Ci ho visto tanti commenti, sicuramente erano di bimbi piccoli, bambini piccoli, di 7-8 anni, che parlavano proprio a bambera, oppure certi che attaccano, sì, così senza... Io ho fatto critiche su Gabbo, però critiche non offensive. Ho detto quello che a mio parere poteva risultare il video. No, ma Gabbo ha preso i soldi. No, ma Gabbo l'ha fatto per uno scopo. Perché? Cioè, ma alla fine che cosa ve ne fotte a voi? Cioè, o no? Poi c'erano gli altri che difendevano a spada tratta Gabbo, nel senso come se Gabbo fosse il dio. Sì. Il dio del cielo, il dio del mare, il dio dell'universo. Però alla fine ho visto che anche lui ha risposto dicendo: oh raga, come una cosa, non mi cagate le palle. Se ci credete, ci credete. Cioè, io l'ho fatto senza soldi. Giusto. Allora, quando una persona scrive, è inutile continuare a parlare. Bravo. Giusto? Cioè, vuol dire che forse è come dice lui. Cioè, non ho preso una lira, sto solamente sponsor. Cioè, vi sto informando. Cioè, a voi che volete crescere in questo campo, che c'è questa cosa qui di essere scelti da Google per avere delle informazioni, delle nozioni e forse qualche sponsorizzazione. E io sfido chi abbia detto: ma Gabbo è stato pagato. Se manda la domanda e poi un domani Google dice: Pinco Pallino, lo sai che mi piaci come canale? Ti potrei anche pagare. Lì cosa succede? Sono false le persone. Sono molto false le persone. False. Che sono false, ipocrite. Come una ragazza su YouTube che prima si iscrive al nostro canale, ma a me non mi interessa niente. Di cancellare? Cioè, alla fine sì, e tu uno è già libero, posso scrivermi, posso disiscrivermi. Certo. Però quando uno ti dice: se io mi iscrivo tu ricambi, io ho ricambiato l'iscrizione. Ok, allora togli pure tu. Pure io mi sono tolto, cioè. Certo. Che il canale si chiama Così Fan Tutte. Cioè, non mi ha chiesto iscriviti. Cioè, nel senso, però mi ha fatto capire come una cosa, certo. Ci vediamo incontro, tu aiuti me, io aiuto te, un feedback, tra virgolette, c'è. Ma vai a cacare, dai. Vabbè, ragazzi, questo è tutto, dai, alla fine YouTube sta diventando una porcata. O no?
Dipende, c'è chi lo sfrutta come ne stavamo parlando ieri e lui. Sì, però. C'è chi sfrutta internet come Facebook, come YouTube e come altre cose, lo sfrutta in maniera eccessiva e quindi andando oltre i limiti, entrando nel volgare, entrando nella stupidaggine, entrando nel. Sì, nel però ridicolo. È così una cosa. Se invece come se io domani internet, mi aprissi. Facebook, scusa, YouTube vengono utilizzati in maniera dove tu sfrutti il tuo talento, fai vedere il tuo talento e comunque interagisci con chi ha talento facendo critiche positive e negative. Positive e negative, uno ben venga, però quando si esagera è. No, io non mi nascondo, il nostro canale è attivo sempre, ogni giorno carichiamo un video, ma non è che vogliamo raggiungere, se li raggiungeremo un domani un po' di persone, fa comodo, ma noi non lo facciamo per una cosa di soldi, per una per dire no facciamo video tutti i giorni perché noi dobbiamo guadagnare soldi, no, come se io, aspetta, vediamo, come se io un domani, no, decidessi di aprire un canale di videogame, di gaming. Cioè, quanti canali ci sanno che fanno questi videogiochi? O quanti canali fanno di cucina? O quanti canali... Cioè, se io voglio aprirmi un canale che già è stato scopiazzato dappertutto, devo cercare sempre quella cosa, quella scintilla, no? Di essere originale, nel senso... Oh, però, tutti fanno lo stesso video, però Saverio... No? Oh, mi senti? Sì. Aspetta. Oh, però Saverio... Riesce a dare quel tocco di originalità che nessuno ha, o no? Cioè, bisogna sempre trovare un sì, punto di originalità in ogni cosa. E poi posso dire: ciao a tutti ragazzi, ora giochiamo a che ne so, a FIFA, il pallone rotondo, la porta è rettangolare, sono gli 11 metri al dischetto, si tira e gol, si passa la palla, cioè. Devi farla più grintosa, più impastata la cosa, più come si dice, più armonica, più come si dice, un termine che amalgami il tutto, più coltivata, più corposa. Vabbè ragazzi, io ora mi dovrei andare a spogliare e poi dovrei fare la bechamel. Vabbè, comunque ragazzi, io quello ho detto, cioè leggendo i commenti di una persona che non solo vi sta informando, ma viene pure presa a calci in testa. Comunque a me piace come canale di questo Gabbo, perché tra virgolette è un tocco di originale rispetto ad altri che... Salve a tutti e benvenuti e basta, hai rotto le palle. Salve a tutti, pro, io sono il... No. Mi dispiace, sono iscritto al tuo canale, però hai perso parecchio. Hai perso parecchio. Vabbè, dai. Beh, ragazzi, comunque, si tenga a ricapitolare che il nostro canale non cerca di fare grandi numeri. Se ci saranno, ben venga. Se non ci saranno, chi se ne fotte. Beh, noi stasera mangeremo cavolfiori con la besciamella sopra e poi sicuramente lo accompagneremo con un qualcosa. Lili si è mangiata quasi tutti gli ossi di Nonna Rosa, li ha finiti. Stasera vi sparerò un muffin al cacao e Nutella e poi basta, a dopo. Quella facciamo vedere. L'abbiamo già detto. Mi abbasso. Prezzo a cui l'ha comprata concessionaria. Significa che no, scusa. Per esempio. Ed allora ragazzi, questi sono cavolfiori con bejamella. Sì, Jeff. No, ma ieri. Ma l'avete visto Masterchef? Si sapeva che doveva vincere già. Però lo ripeto, per me quello aveva una raccomandazione così forte. Come l'anno scorso l'avvocato. Sì, l'ho detto anche io ieri. Cioè, come caspita si fa? Sbaglia piatti su piatti. Cioè, doveva vincere Almo. Ho avuto solo una fortuna agli ultimi due piatti che mi sono piaciuti di più. Perché negli ultimi 10 piatti ha fatto solo schifo. Ma già si vede che cosa fa. Si è messo così.
con come copertina Eurospin. Cioè io ho vinto Masterchef e mi fai quella caccata. Ma va a caccare Eurospin. Dai, si è, mi è dato molto fastidio perché si è visto ieri che Almo, quando ha saputo di essere in finale, ha buttato un urlo di gioia e liberatorio. E lui ha dove vinto, sto? Ha vinto Masterchef, è il massimo che ha fatto. Cioè sembrava come una patata lessa. Boh. Forse è più gustosa la patata lessa. Tante ciupi. Beh, pensiamo a noi, pensiamo ai nostri Masterchef. Oddio, come si prende questa qua? Io la farei riaccendere un altro po'. Sì, vabbè, fredda a me non mi piace. Ma è troppo bollente. Vabbè, la lascio raffreddare un po', dai. Intanto ci siamo un po' di questa cosa. Di questa cosa. Comunque, buon appetito, ragazzi. Ciao. Guardate lì. Le ultime ossa di Nonna Rosa. È Nonna Rosa. Ciao. Ciao. Dove sbadiglia, guarda. Sbadigliano anche i nostri amici. Sbadiglia il numero. Sbadiglia tutti i pin. Dice lì, ma che caspita. Perché guarda, prima a te, poi me. Ma che era sbadiglia. Ragazzi, che fate, ragazzi? Non sto capendo niente, ragazzi. A dopo. A dopo. Ragazzini e ragazzi, stavolta. Ragazzi, siamo qui in camera per fare la chiusura. Ma prima avevo voglio dire una cosa. Mi è successa una cosa. No, basta. Mi è successa una cosa super, tra virgolette, vabbè. Vabbè, dai, oh. Lascia la stare. Guardate, guardate. No, si fa tipo. Anche lì si fa i risvolti ai pigiama adesso. Non mi faccio. Allora, praticamente. Scendo Lilly. E mi accingo. Tu non la volevi scendere. Vabbè. E mi accingo a fargli fare i suoi bisognini. Ad un certo punto sento squillare un telefono. Avete presente quella classica suonata di telefono? Non avete capito? Non ho capito. La rifaccio? No, hanno capito perfettamente. E dico, oh caspita, questo suono lo sento così vicino a me. Guardo sopra, perché ieri, quando ho sceso il cane a quest'ora, che era mezzanotte e qualche cosa, c'erano delle persone affacciate. Con dei ragazzi affacciati, vabbè. Forse per rubare la linea wifi. Chissà. Guardo sopra, non c'era nessuno. Mi abbasso così per vedere se in macchina ci fosse qualcuno, no? Nelle varie macchine. Nessuno. Dico lì lì. È qui. Attraverso la strada. Vado vicino al cancello della scuola. Niente. A un certo punto mi rigiro. E vedo che da dove stavo io, sulla macchina c'era il telefonino che squillava e faceva le flashate con LED. Mizzico, ho detto. Vado a vedere ed era un iPhone 5S. Oh, ho pensato, io ho un Samsung, tra le mani un iPhone 5S, 32 giga. Ma non lo so. Poi aveva la cover nera, bellissimo, super leggerissimo. Vabbè, stava squillando. Cosa faccio? Rispondo. Pronto? Ha detto, senti, io ho il tuo telefono, ho trovato il tuo telefono con un pacchetto di sigarette pure. Mi trovo in via Zara. Aspetta lì. Tant'è vero che la ragazza non voleva chiudere la telefonata, casomai io poi cambiavo pensiero, però se ti rispondo.
certo punto spuntano due macchine, di cui una macchina c'era una comitiva di ragazze e un'altra Smart, una Smart c'era un ragazzo. Esce la ragazza, fa: "Non è il mio il telefono, è il suo". Nella Smart esce un bestione, avete presente quello sketch che la macchina è piccola e poi esce? Così, uguale. Non è nel caso nostro quando noi usciamo dalla macchina che siamo più No, piccoli della più piccoli macchina. della Smart, invece lui era proprio l'uomo gigante della Smart. La ragazza mi inizia a fare tanti, tanti: "Sei un grande, sei così, sei colà, bravissimo". Poi non era neanche italiano. "Tu, grazie". Poi non sapeva più cosa dire. "Hai sentito ancora col cane?". Il ragazzo ha detto: "Guarda, se fossi stata un'altra persona, questo telefono o te lo saresti già venduto, oppure chissà, però, col fatto che c'è il GPS, niente, io stasera mi sento di aver fatto un'opera buona". Di È bravo il mio eroe, bravo! qua si vede cosa vale SL85. Onestà, purezza, chiarezza, limpidità. Limpidità si dice? Limpidità. Limpidezza. Essere limpidi. Essere limpidi. Essere limpidi, madonna. Questo vuol dire essere 85. Fidarsi l'uno con l'altro. Avere fiducia nel prossimo. Fiducia nel No, prossimo. ho detto ragazzi, comunque ho detto, state Smettere. attenti che un telefono da 700 euro quasi. Cioè, co costava all'epoca 700 euro. No, grazie, grazie. Guarda, ha fatto. Ho detto, no, guarda, è stato un gesto umano. O no? Perché poi alla fine, sì, è vero, c'avevi la fonte tra le mani. Però, in quel frammento pensi. Hai sempre uno scrupolo di coscienza Sì, perché incredibile, no? chissà se questa persona ha dovuto lavorare, fare extra per togliersi uno sfizio, chissà, o no? Sicuramente, cioè, no, sicuramente. Poteva anche essere un figlio di papà, questo qua, o un figlio di un malavitoso. Però, vabbè, Però è comunque l'iPhone ce l'hanno figlio. tutti, dai. Vabbè, Sì. io ho avuto il primo iPhone. Vabbè, no, comunque è proprio questione di umanità, che di Sì. No, carattere anche nostro, che non ma facciamo. poi andarmene, no, col telefono e stare con la paura, anche se avessi buttato la scheda, stare con la paura di un controllo dei carabinieri, nel senso abbiamo fatto le ricerche e risulta qui il telefono. Cioè, alla fine. Ah, raga. O Giusto, no? giusto. Perciò io da oggi mi definirei l'uomo eroe. No, l'uomo pensieroso. L'uomo così. Vabbè, Ah, dai. Basta con i tuoi fermi immagine. Dai, quanto sei che lungo! c'è? Mamma Che c'è? mia, sei lungo! Perché? Ma cosa hai fatto ai Ma capelli stasera? Ce l'hai tutti alto, sai chi sembri? Ashley. Ashley manco dei pugni, sembri. Guardate, c'ha una mega banana qua da dietro. quella c'è la banana. Sì, però c'hai i capelli uguali, sembri Ashley. Beh, Anche ragazzi. tu Vabbè. sembri set, guarda. Io appena potevo morire. Mio padre poteva morire, perché oggi Seth, Les. Sì, dai, che poi onestamente sembrava tutto una gag, lui così, con la gamba alzata. Secondo me l'hanno fatto la ricostruzione, forse. Tu dici? Senti, perché lui sembrava uno che fingesse. Ma Ma brutto. chissà. Vabbè, ragazzi, il video di oggi termina qui. Iscrivetevi, commentate, condividete e mettete un mi piace. Guarda, sempre a sbadigliare sta. Forse anche io lavoro tutto il Ma che giorno. lavori, che riscaldi la sedia per Non è 5 vero, ore. oggi ci siamo fatti. Professore, professore, come la facciamo la carne oggi? La cuciniamo domenica? Adesso E la cuciniamo. cacacicipì? La sudiamo la cacacicipì? Vedi che oggi ci siamo fatti a piedi da via Sarcinelli e via Le Manie Grecie, da via Le Manie Grecie qui a Eh? A casa. me non me ne Ci siamo sbatte niente. battisti. No, A no, me la strada che hai infatti. fatto non me ne fotte niente. Sì. Tanto a te non te ne frega niente. Beh, ragazzi, ciao ciao, buonanotte. Ciao!